Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a voi che siete qui in presenza e a chi ci segue da casa dal canale YouTube della nostra città. Sono particolarmente felice questa mattina perché io utilizzo spesso una frase e dico sempre che Aversa è la città che amo e chiamerò per sempre. Mentre lo dico, mi domando sempre cosa faccio per dimostrare il mio amore verso la città, ma soprattutto se la bellezza della città è corrisposta da questo sentimento di amore. E qualche volta dico ci sono riuscito e altre volte no. E perché sono felice e perché ho detto questa cosa? Perché credo che ognuno di voi che siete qui questa mattina, nel dimostrare un amore verso la nostra città, sicuramente siete un esempio anche per me e per tutti noi che abbiamo un impegno, un incarico istituzionale di guida della nostra città. Quindi veramente grazie. Grazie per questa voglia di partecipare e di partecipare attivamente. Consentitemi anche un ringraziamento alla dottoressa Caterino che con passione e dedizione ha portato avanti questa campagna di adozione delle aiuole e degli spazi e dei beni comuni nella nostra città. Io non sarò molto lungo, però due considerazioni mi consentirete di farle. Cittadinanza attiva, quindi grazie alle associazioni presenti, ai cittadini, alle tante attività economiche che hanno risposto a questo appello, a questa volontà di condividere, di costruire insieme la città, una città più accogliente, una città più bella, una città più attrattiva. Io ritengo che c'è bisogno di un grande lavoro, un lavoro congiunto da parte dell'ente locale e di tutte le sue funzioni, ma c'è bisogno anche di un grande rilancio sociale. E questo perché? Perché deve consentire ad Aversa di ritornare ad essere un'eccellenza nel campo dell'economia, nel campo della competitività con le altre realtà cittadine. E questo lo si fa se c'è una, come so dire, una volontà comune. L'ente locale, gli enti locali da soli non sono autosufficienti per una serie di motivi, ma ancor di più c'è quella ragione che io chiamo culturale, che deve far sentire tutti quanti noi, parte attiva e cittadini e componenti di una stessa grande comunità. E questo lo facciamo se c'è quella voglia di dimostrare agli altri che una viola o piuttosto che una panchina o piuttosto che una piazza non è un qualcosa che non appartiene a nessuno, ma è un qualcosa che appartiene a tutti. E quella cartellone che dimostra che c'è un cittadino, che c'è un'associazione, che c'è un'attività economica che se ne prende cura, è un ulteriore elemento di testimonianza che quello spazio è uno spazio di tutti e pertanto va rispettato. E questo è un messaggio che secondo me lo dobbiamo rilanciare insieme perché spesso io mi soffermo la sera tardi di leggere un po' anche quello che nei vari gruppi, nei vari social si dice. E spesso mi domando, dico, ognuno critica e si lamenta, spesso anche giustamente, ma un attimo dopo mi domando, ognuno, dopo che ha criticato, cosa fa per collaborare a migliorare quella problematica? Non trovo risposta, ovviamente, perché non ho mai avuto la contezza che qualcuno che dopo la critica abbia messo in campo una soluzione. Mentre invece voi questa mattina siete la testimonianza che, nella contezza che ci sono una serie di carenze strutturali, con le quali mi ne assumo io la responsabilità, avete messo in campo una soluzione dove mettete a disposizione le vostre risorse economiche, vostra buona volontà, vostro personale. Voi in prima persona per rendere bello un posto. Alcuni esperimenti già li abbiamo avuti in città e per questo che vi ringrazio e quindi ritengo che siamo sulla strada giusta. Allora l'obiettivo è rendere la città di Aversa più bella, valorizzare il bene comune e quindi far rendere la comunità consapevole che uno spazio non è di nessuno, ma lo spazio è di tutti e pertanto va rispettato, così come rispettiamo le nostre case, così come rispettiamo ciò che ci sentiamo nostro davvero, ma soprattutto per far brillare la città di bellezza, ma soprattutto per riportare Aversa ad essere centro attrattivo sociale,
culturale, ma soprattutto economico, perché attraverso il rilancio economico che noi restituiamo anche dignità alle persone, perché se le attività economiche lavorano è evidente che andiamo a ridurre una serie anche di disagi sociali, come la disoccupazione, come il precariato e quindi tutta una serie di conseguenze che soltanto insieme alle attività economiche ne possiamo risolvere. Allora l'impegno che questa mattina noi stiamo prendendo è quello di portare la nostra città un passo più avanti in questa competizione sana, per carità, che c'è tra città che vogliono essere attrattive e noi abbiamo tutte le carte in tavola. Ci accingiamo ad avviare i festeggiamenti del millennio, che non è una cosa banale. E la conoscenza della nostra storia vuole significare proprio questo, quello di rispettare ma di divulgare quello che di bello abbiamo avuto in eredità, ma soprattutto di saperlo apprezzare e rispettarlo. Allora questa sfida che noi abbiamo avviato, grazie anche alla vostra partecipazione a questo obiettivo, l'obiettivo di condividere, ma soprattutto di rilanciare la nostra città per rendere più forti, più attraenti non soltanto le bellezze e i luoghi della città, ma anche quelle attività economiche che investono in città, di consolidare una sinergia col mondo associativo e con l'ente locale che insieme vuole fare rete per la versa di tutti. Vi ringrazio. Non voglio dilungarmi oltre, voglio lasciare per un breve saluto la parola alla dottoressa Caterino e poi passeremo alla consegna degli attestati e quindi di questa consegna ufficiale delle aiuole per poi rivederci sicuramente quando inaugureremo le singole aree per festeggiare con il quartiere, per festeggiare con voi e con la città il rilancio delle aree verdi. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a tutti di essere qui. L'amministrazione Golia si è prefissata una serie di obiettivi e tra questi ci sono due obiettivi importanti: il decoro urbano, quindi rendere la città decorosa, e la cura del verde. Veramente ce la stiamo mettendo tutta, ecco, diciamo cercando di curare il verde, ma non abbattere più gli alberi, ma curarli. E infatti, come sapete tutti, abbiamo cercato in tutti i modi diciamo, di salvare tanti alberi, anche vetusti, che sono presenti in città, che tra qualche mese potranno essere in effetti individuati come alberi anche monumentali. Abbiamo finalmente un agronomo in città, che è appunto un esperto e quindi può chiaramente, come dire, monitorare, tutti quelli che, sono appunto gli interventi che vengono messi in campo in città. Abbiamo anche, in effetti, anche adesso a disposizione due aziende che appunto hanno risposto ad un bando di gara, quindi hanno vinto due bandi di gara, quindi due aziende che si sono aggiudicate appunto la gara. Una si occuperà delle potature che partiranno lunedì e l'altra invece della riqualificazione delle aree verdi. Però, diciamo, come diceva poc'anzi il sindaco, c'è bisogno che tutti noi, diciamo, come dire, in modo sinergico lavoriamo in tal senso, cioè c'è bisogno appunto della disponibilità da parte dei cittadini, quindi cercare di sensibilizzare i cittadini alla cura del verde, al decoro urbano, quindi alla salvaguardia del bene pubblico. Ed ecco che nasce appunto questo avviso pubblico, col quale appunto l'amministrazione ha individuato nell'adozione delle aree verdi comunali un valido strumento finalizzato alla cura del verde attraverso la partecipazione dei cittadini alla manutenzione degli spazi verdi. L'obiettivo all'adozione è al contempo un utilizzo più soddisfacente chiaramente delle aree, ma da parte degli utenti, ed è uno stimolo alla coesione sociale. Io vi ringrazio, vi ringraziamo tantissimo per aver aderito appunto a questo avviso pubblico e quindi grazie davvero di prendervi cura della città, quindi di spazi verdi.
Sono arrivate tantissime richieste, circa 30, quindi è stata veramente una grandissima soddisfazione per noi, e quindi ringraziamo tutti, ringraziamo la città, e quindi oggi è un modo per ringraziarvi, per condividere insieme questo percorso che da oggi inizia. Come diceva poc'anzi il sindaco, oggi consegniamo, quindi ci sarà la sottoscrizione della convenzione e la consegna simbolica dell'area con una pergamena che abbiamo preparato per voi. E poi chiaramente ci incontreremo poi sull'area, quindi presso l'area verde che avete adottato, quando appunto saranno, diciamo, avviati i lavori, e quindi ci saluteremo lì, quindi, e ringrazieremo nuovamente voi per aver partecipato e per aver chiaramente poi curata quell'area verde. Questo sarà da stimolo a tanti altri cittadini, a tante aziende, a tante associazioni, quindi comunque di adottare un'area verde, perché l'avviso pubblico non si chiude qui, ma sarà comunque aperto, quindi chi vorrà chiaramente lo potrà fare, quindi noi saremo sempre pronti ad accogliere le richieste e quindi condividere insieme. Chiaramente c'è l'agronomo a disposizione per chi vorrà, poi chiaramente ci sentiremo e continueremo insieme questo percorso. Grazie ancora, adesso vi chiameremo una alla volta per venire qui per sottoscrivere la convenzione. Grazie.